Bene, abbiamo visto come i quattro fattori strategici che sono stati determinanti per la Silicon Valley e le altre città europee a cui ci ispiriamo sono già presenti a Bologna. Bologna però è anche molto di più. Portiamo qualche altro esempio di fattori che, se valorizzati, potrebbero contribuire allo sviluppo futuro. Un altro fattore è senza dubbio il centro, che è riconosciuto di indubbio interesse culturale, artistico, storico e culturale, architettonico. Il secondo fattore è un assetto urbanistico che rappresenta un caso esemplare a livello internazionale. E il terzo fattore è rappresentato dal tema del welfare e della cooperazione sociale, che è sempre stato un tema molto caro a Bologna e che ha reso la città un esempio di best practice dagli anni 70 fino ad arrivare ad oggi. Quindi, se guardiamo Bologna, da questo punto di vista, è una Bologna che ha già tutti quanti i fattori strategici, nel territorio. È una Bologna però che sta anche cambiando, non è più la Bologna d'avanguardia di qualche decennio fa, è una Bologna che sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni, trasformazioni che hanno un impatto sul tessuto sociale, sul sistema economico e anche sul sistema politico. E queste trasformazioni hanno in qualche modo indebolito questi fattori, rendendoli non più strategici come erano in passato. Quello che proponiamo con il nostro progetto è la messa a sistema di questi fattori strategici con le risorse territoriali che in realtà sono già presenti nel territorio, in un programma che sia di larghe vedute, un programma organico e che possa garantire un sviluppo sostenibile e, perché no, anche una nuova identità per la città di Bologna. Quindi, in termini pratici, quello che vorremmo proporre è l'identificazione di reti, siano esse virtuali e materiali, che vanno a costituire un insieme unitario che va ad agire sul territorio e creare delle sinergie proprio a partire da queste reti. Quello che presentiamo oggi non è infatti la Bologna degli edifici, ma è piuttosto una Bologna fatta di relazioni. Sono le reti e le sinergie tra le persone, tra i luoghi, tra le idee, tra le realtà, sono la chiave per guardare al futuro della città. Una città che sia vivibile, attrattiva e competitiva a livello nazionale e internazionale. Le reti territoriali, infatti, sono un passaggio fondamentale per garantire una migliore gestione del territorio e la valorizzazione delle sue risorse. Pensiamo a un sistema quindi che leghi i grandi fattori che vi abbiamo appena presentato con le piccole realtà diffuse nel territorio. Siamo così partiti da una mappatura di tutto il territorio per individuare quali siano i punti strategici della città e i nodi dove le reti reali e virtuali si incrociano. L'insieme delle relazioni che ne emerge è naturalmente molto complesso. Allora abbiamo provato a interpretare questo garbuglio, questo groviglio. E abbiamo provato a disegnare queste reti, immaginando come se questo fosse come un'infrastruttura che Bologna già possiede, una grande infrastruttura ideale, non fisica, come una mappa di una metropolitana. Immaginiamo la prima linea che colleghi tutti i luoghi dedicati alla ricerca, alla creatività, ai nuovi insediamenti economici. Poi possiamo vedere la Bologna del turismo, collegata dalla linea verde, la Bologna dell'università, la Bologna del welfare, la Bologna dell'attenzione all'ambiente e della qualità della vita e la Bologna della riqualificazione urbana. Metaforicamente, i punti in cui si intersecano queste reti sono le stazioni, e alcune sono le piccole stazioni, altre sono grandi snodi di interscambio. E questo è l'approccio da cui vogliamo partire. E adesso iniziamo a parlarvi di questi nodi. Beh, a partire da queste reti, da queste connessioni che abbiamo fatto emergere dalla mappa di Bologna, abbiamo quindi identificato dei nuovi nodi sul territorio. Si tratta di veri e propri interventi di rigenerazione urbana, distribuiti tra centro e periferia, progettati per far innescare delle interazioni positive, sociali ed economiche. Ebbene, noi li abbiamo chiamati con il loro nome, ovvero agricoltura urbana, idea concepita da Jamie Lerner nel 2003. Che con una puntura di ago sia possibile curare i mali.
Il principio di recuperare l'energia di un punto dolente o affaticato per mezzo di un semplice tocco ha a che vedere con la rivitalizzazione di questo punto e dell'area che lo circonda. Ebbene, in altre parole, secondo noi rivitalizzare un luogo contribuisce a far lavorare meglio l'intero organismo città. Immaginatevi quindi la città non come un agglomerato di edifici, ma piuttosto come un organismo vivente che funziona meglio se tutte le sue parti funzionano sinergicamente. Si tratta di un nuovo modello di governo del territorio basato sull'identità, la vocazione di un luogo e l'attenzione alle relazioni tra le persone. Lo spazio in tal modo accoglie e supporta le attività dei cittadini, le loro aspirazioni, desideri, necessità. Noi abbiamo immaginato tre tipi di interventi di agricoltura urbana: i laboratori urbani, i microinterventi di qualificazione e le migrazioni di governance. Quindi i primi due intervengono direttamente sul tessuto urbano, mentre invece il terzo considera la città dall'alto, è appunto un intervento di governance. Noi pensiamo ai laboratori urbani come luoghi di incontro di utenti ed esigenze diverse, ma integrati in una funzione sociale comune. Il nostro obiettivo è condividere le esigenze, le competenze e creare interazioni virtuose. Come esempio abbiamo individuato 5 zone della città: la Manifattura delle Arti, la Caserma Sani, il Tecnopolo, il Casalone e la Barca. Vi abbiamo quindi preparato 5 cartoline, 5 visioni della città che noi vorremmo. E tutte queste visioni sono nel percorso della nostra metropolitana ideale, della nostra metropolitana di relazioni. Dunque, si tratta di luoghi con identità e vocazioni diverse. Bene, il primo dei nostri interventi è appunto legato alla Manifattura delle Arti. Si tratta di un incrocio attraverso la nostra visione della metropolitana legato alla creatività, al turismo e all'università. Si tratta di una zona con un'importante cineteca, un museo di arte contemporanea, un'università, un asilo e un centro anziani si voltano le spalle, non hanno interazione. Ebbene, secondo noi questo luogo necessita di un intervento di rigenerazione urbana nel quale la cultura sia il tessuto connettore. Immaginate se bambini, famiglie, studenti, anziani, operatori culturali potessero condividere un luogo pubblico accogliente, partecipativo, dedicato alla cultura. Quindi noi immaginiamo l'Embassy come un luogo di passaggio, interazione, ma anche come un centro polifunzionale, sempre legato alla cultura. Pensiamo ad un luogo quindi come uno spazio pubblico, ma anche uno spazio dedicato alla gestione, un organismo manageriale con funzione di raccordo delle attività culturali e degli investimenti, per dotare Bologna di una strategia culturale comune, come avviene in molte città europee, per valorizzare le energie esistenti e ridurre la dispersione che c'è tra la realtà culturale in città. Bene, ora dopo questa visione dell'Embassy ci spostiamo verso nord e lascio la parola ad Aurora. Grazie. Allora, nel nostro viaggio... prendiamo la linea azzurra della metropolitana e scendiamo alla fermata Caserma Sani, che si trova in un'area strategica. Da una parte il futuro Tecnopolo, dall'altra quella che forse sarà la città dei creativi, il Parco Nord. Qui si incrociano le linee della riqualificazione urbana, dell'attenzione all'ambiente e ovviamente la linea azzurra della creatività del genere. Abbiamo immaginato questo luogo come una grande officina del fare, proprio per valorizzare questo suo lato creativo e produttivo. Immaginiamo come un polo della rigenerazione e della riparazione, una forma di tradizionale casa bottega 2.0, declinata secondo le esigenze e desideri contemporanei. Un luogo dove officine multifunzionali, abitazioni in co-housing per i giovani avviati al mestiere, una foresteria, una cucina di qualità dove produrre nuove idee tra giovani designer e laboratori esperti. Un luogo dove anche i cittadini portano i loro oggetti, perché non le loro competenze, e li possono riparare. I bambini partecipano a laboratori con materiali di recupero. Insomma, un luogo dove la vocazione alla manualità trova un suo spazio specifico, attraente e progettato per una cittadinanza, dopo anche un grande lavoro di progettazione partecipata che è stato fatto per quest'area. Bene, ora proseguiamo il nostro percorso.
Ora proseguiamo il nostro percorso su questa metropolitana che siamo affezionati. E andiamo verso nord, ancora verso il futuro tecnopolo, che non è lontano da casa di Massani, e incrocia le nostre linee della ricerca e dell'università. Ebbene, nella nostra visione il tecnopolo sarà un luogo dove la ricerca scientifica non è un sapere autoreferenziale. Anzi, ci siamo immaginati un luogo dove formazione, ricerca, progettazione coesistono con start-up e imprese di nuove tecnologie. Un vero e proprio incubatore di idee tecnologiche. Un contenitore innovativo dove ci sia la possibilità di creare sinergie tra le competenze e la creatività di studenti, progettisti e ricercatori e neoimprenditori. Pensiamo ad un luogo che risponda anche alla domanda abitativa, la domanda abitativa temporanea con servizi integrati. Bene, ora riprendiamo la nostra metropolitana e ci spostiamo verso l'ovest, Casalino. Scendiamo nel cuore del quartiere San Donato, dove incontriamo di nuovo il nostro grande incrocio di linee, riqualificazione, creatività e ricerca, attenzione all'ambiente, qualità della vita e l'università. Abbiamo voluto far passare questa linea dell'università perché per collegare l'università storica, il polo universitario del centro storico di Zamboni, con la nuova facoltà di Garale. E la posizione incastrata del Casalone tra la fiera e appunto l'università ci ha fatto pensare a un laboratorio urbano che potesse essere l'occasione per uno scambio tra città e università. Ma partendo dal basso, un posto dove ambientare un laboratorio multidisciplinare, magari tra studenti e abitanti della zona, un luogo dove si possa riprogettare un'area dando voce alla sua vocazione, per esempio la sua vocazione allo sport. All'interno del Casalone ci sono 14 attività, associazioni sportive, e allo stesso tempo restituire quella formazione universitaria che viene data dalla città di Bologna di nuovo dagli studenti alla città. Bene, ora andiamo dalla parte opposta della città, andiamo verso ovest. E dunque, questo luogo, il villaggio Barca, situato nel quartiere Reno, incrocia i nostri percorsi di creatività, ambiente e soprattutto riqualificazione. Negli anni 60 viene progettato e in parte costruito un quartiere di edilizia popolare. Ebbene, secondo noi, la presenza di culture diverse sarebbe un terreno fertile per un progetto di rigenerazione urbana basato sulla musica del mondo. Abbiamo ipotizzato di trasformare alcune delle costruzioni del villaggio Barca in centri musicali, provando a coniugare esigenze urbane con quelle sociali e culturali. I centri urbani a cui noi abbiamo pensato potranno contenere scuole di musica, sale prove, musicoteche, start-up di imprese legate alla musica, laboratori di costruzione di strumenti musicali ed anche alcune residenze temporanee per musicisti. Si tratta quindi di un recupero architettonico degli edifici e dalla riqualificazione urbana di alcuni punti strategici del quartiere. Ci immaginiamo quindi il villaggio musicale come un catalizzatore di nuove energie sul territorio e un modello di sviluppo per la periferia urbana. Bene, da questi interventi legati ai laboratori passiamo invece al secondo livello dei nostri interventi, cioè interventi di micro riqualificazione. Ecco, come la agricoltura urbana può scendere a un livello più specifico. Iniettare quindi la sua energia a livello del tessuto urbano. Pensiamo a un qualsiasi incrocio di strade che frequentiamo magari abitualmente, già carico di funzioni, come potrebbero essere un'edicola, un bar, un ufficio postale, un forno, un luogo insomma già frequentato dai cittadini. Quello che il micro intervento di riqualificazione aggiunge a questo luogo è la capacità di diventare un centro propagatore e catalizzatore di energie, aggiungendo un comfort urbano che lo trasforma. L'incrocio diventa uno spazio pedonalizzato e partecipato. Diversi servizi si possono aggiungere a quelli esistenti: un bike sharing, un mercato chilometro zero, la colonnina per la ricarica dei mezzi elettrici, finalmente, e perché no, anche dei piccoli palchi per le sere d'estate, per sedersi o per organizzare spettacoli su ruote che si possono spostare se non fastidio. Può piacere del pubblico. Lo stesso principio lo possiamo applicare per rendere più fruibile un'area come quella di Piazza 8 Agosto, una piazza sottoutilizzata se fatta eccezione per i giorni di mercato. E se la pensassimo con delle strutture che possono accogliere del verde,
magari queste strutture le possono immaginare sempre su ruote. Queste strutture possono accogliere del verde per fare ombra delle sedute, dove ci si possa sedere durante la settimana, area di ristoro, di ritrovo, e poi comodamente essere spostate ai lati della piazza per rendere possibile il mercato. Bene, dagli interventi.